19 ottobre 2021, salve a tutti, grazie di essere collegati con noi su Liberi TV, grazie a Paola Sberdellati di nuovo con noi in queste trasmissioni che ce ne sono parecchie nell'archivio ormai di Liberi TV che potete trovare. Paola Sberdellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro, Fate Bene Fratelli di Roma, e abbiamo parlato con lei in passato della materia inerente un po' alla psiche umana, molto sinteticamente parlando, situazione Covid, annessi e connessi e dintorni. E oggi esuliamo un pochino da questa diciamo, consuetudine, da questa cosa, e usciamo un pochino al di fuori e le ho proposto qualche settimana fa di fare una trasmissione sulla condizione femminile. Sulla condizione femminile, questo video che stiamo registrando io lo penso di intitolare Il corpo delle donne. E sostanzialmente, parlando di donne, o meglio appunto della condizione femminile, proviamo con l'aiuto di Paola che indaga i comportamenti umani, cerca anche di correggere alcune devianze, alcuni eccessi, alcune cose problematiche, comportamenti determinati dalla psiche, di formulare delle ipotesi, quindi delle opinioni, senza assolutamente pretendere di dare dogmi, soluzioni, certezze, ok, per carità. Però, insomma, sui motivi dell'ancestrale divario delle condizioni maschili e della condizione maschile e femminile. C'è un divario nel mondo che, come sappiamo, la condizione femminile è determinata dalla cultura locale, dalle tradizioni, quindi uno potrebbe pensare, si potrebbe pensare che cambiando latitudine e longitudine e luoghi, queste condizioni insomma un pochino siano diverse. In realtà, da un punto di vista proprio avendo diciamo come bilancia dove c'è il bilanciamento, la parità nella capacità decisionale, nell'autodeterminazione e così via, ecco, è una costante che appunto questa, che dalla parte femminile sta sempre un po' più in basso. Lago, per quanto riguarda appunto la libertà di agire, di autodeterminarsi, di avere delle posizioni da un punto di vista diciamo governativo, possiamo parlare nei paesi diciamo più sviluppati, ma anche dove ci sono appunto delle situazioni non statuali, eccetera. Insomma, c'è una capacità di agire delle donne sempre inferiori. Ci sono delle rarissime eccezioni di cui poi faremo eccezione, però insomma, sembra che questa sia una costante un po' in tutto quanto il pianeta, almeno per quello che se ne sa. Ecco, e con Paola, a cui io ringrazio, che ringrazio e a cui do la parola, cerchiamo un pochino di capire quali potrebbero essere i meccanismi a questo punto maschili, solo maschili, punto interrogativo, che determinano questa differenza di condizioni. A te, Paola. Ok, buonasera intanto Gianni, grazie della presentazione e vengo un po' al discorso che stai facendo tu, innanzitutto dicendo che vuole essere un po' un confronto quello che oggi andiamo a fare, un confronto che possa essere anche poi utilizzato e essere uno spunto per ulteriori riflessioni. Stai dicendo delle cose già corrette, a mio avviso, nel momento in cui fai riferimento a culture diverse, popoli diversi, usanze diverse, religioni diverse, ma un trend union, no? Un fil rouge che comunque attraversa tutti questi elementi che abbiamo citato ed è effettivamente una sorta di tendenza a far sì che la donna sia sempre un po' manipolata, gestita, una donna che debba essere in qualche modo messa su un gradino inferiore rispetto all'uomo. Allora, un po' il confronto che vogliamo stimolare, che vogliamo fare stasera, verte su questo, cioè come mai. Quali sono secondo noi le ragioni o quali potrebbero essere? Allora, visto che fino a prova contraria la donna è così come l'uomo appaiono, no? Abbiamo delle fattezze fisiche, quindi c'è chi è più magro, c'è chi è un pochino più paffuto, c'è chi è più bello, c'è chi è meno bello, questo sia al maschile che al femminile. Immaginiamo una condizione della donna che può essere piacente. E una donna quindi piacente genericamente può anche attirare l'attenzione.
E immaginiamo che questa donna inizi anche a parlare e magari la persona si rende conto che ha a che fare con una persona intelligente e al contempo anche in grado di affascinare e attirare l'attenzione. Quali sono le reazioni che normalmente questo tipo di situazione può suscitare, sia al maschile che al femminile? Perché poi le reazioni più delle volte ce le hanno anche le donne, chiaramente. Mi viene da dire, genericamente la reazione è quella di guardare con sospetto, no? Le persone guardano con sospetto una donna che può avere una testa e è anche magari affascinante, una bella donna. E allora lì il sospetto può intraprendere vari percorsi, può generare curiosità e quindi quando c'è già la curiosità si possono stabilire dei ragionamenti anche interessanti, se vogliamo, intelligenti, oppure preoccupazione. E questo è quello che spesso ritroviamo, secondo me, la preoccupazione che questa donna possa fuggire a un controllo, essere magari più brava di, determinata di, e questo non va bene. Non va bene perché da sempre culturalmente a me quello che si è cercato di fare è di ridimensionare i movimenti di una donna, al di là dell'aspetto fisico, ma solo per il fatto che fosse una donna. Limitarne i movimenti significa far sì che la donna non possa, come dicevi tu, occupare determinate cariche oppure avere dei ruoli ben o istituzionali o simili istituzionali se parliamo di paesi in cui non ci sono delle strutture lavorative di un certo tipo. E quindi qual è il ruolo che viene dato a una donna? Semplicemente quello di essere una brava mamma, una brava moglie, fedele, accudente. E quindi una donna che ha questo tipo di caratteristiche spesso viene identificata, e ne sono testimonianze anche i dipinti, le opere d'arte, le statuette che sono state riscontrate dalla preistoria fino ad oggi, è una donna magari con un aspetto che viene un po' manipolato, quindi con un ventre prominente a indicare quello che potrebbe essere la sua fertilità e il fatto che si pensa non alla bellezza, ma al suo essere una donna come dire, più chiusa, più fedele, più gestibile, meno appariscente, meno visibile. E questo è un po' una cosa che oggigiorno, un po' in lungo e in largo, si riscontra talmente tanto che se ne parla spesso, anche se magari dicevamo in modo più strumentalizzato in alcune circostanze, e altre volte invece per stimolare quello che può essere una sorta di manipolazione quasi sotterranea, che comunque c'è, continua ad esserci ed è funzionale, intenzionale, non è casuale. La donna può spaventare in alcuni casi e quindi quello che viene fatto è più per un discorso di potere, ma anche perché spesso se questo noi lo andiamo a un po' a sondare, cosa può mascherare? Una differenza? Una maggiore, non so, anche intelligenza di una donna e capacità di una donna rispetto al mondo maschile? Adesso senza estremizzare perché non mi piace, no? Né in un discorso di maschilismo piuttosto che di femminismo andare a vedere questi eccessi, però sicuramente ci possono essere state, ci sono tutt'oggi le tendenze a gestire quello che può essere la capacità di una donna di essere brava, capace e libera da alcuni condizionamenti. La libertà di cui viene privata spesso la donna e a questo contribuiscono spesso le donne stesse, nonché anche i costumi, gli usi. Se noi pensiamo anche, per esempio, al matrimonio, no? Effettivamente il matrimonio occidentale è un matrimonio, una festa in cui la donna normalmente ha proprio una sorta di rito nell'andare alla ricerca di un vestito, dopodiché inizia senza che se ne renda conto una sorta di anoressia temporanea, per cui la donna sta attenta a non ingrassare, ci sono le continue prove, non so quante siano perché non mi sono mai sposata, ma penso, presuppongo tante, addirittura l'ultima è a ridosso del matrimonio e guai se la donna si è ingrassata, arriva quasi scheletrica il più delle volte all'altare. Questo accade qui, ma in altri paesi
la donna altrettanto, no? Viene indotta a una serie di riti prima di arrivare all'altare, prima di essere la moglie di. Sì, questo ti interrompo un attimo perché appunto la scintilla che ha fatto scaturire la mia proposta di farti questa, di proporti questa proposta di questa trasmissione avevo già in mente da tempo un qualcosa, però poi ho visto un film che si chiama Il corpo della sposa, un film di Michele Occhipinti, molto bello, un docufilm sostanzialmente, con una protagonista, una giovane. Che si chiama Verità Beitta Ahmed Deishe, non so la pronuncia, ma insomma spero di averle fatto onore almeno con la citazione, in cui appunto si documenta una tradizione culturale nella Mauritania, una cosa anche questa ancestrale, che da una notte di tempi potremmo dire esiste, che è un comportamento sostanzialmente prematrimoniale, il gavage. Sostanzialmente i modelli estetici sono opposti ai nostri, la donna deve arrivare all'altare grassa e quindi deve obbligatoriamente o più o meno indotta dalla famiglia, eccetera, ingrassare. E questo è uno dei tanti esempi, è un bel film che si può trovare, credo, facilmente, Il corpo della sposa, che documenta come non c'è autodeterminazione sostanzialmente, e ovviamente la storia è questa giovane che in qualche modo non gradisce questa cosa, cerca di ostacolarla. Insomma, poi spero che chi ci segua poi vada a cercarlo ed è interessante vedere un pochino una finestra appunto sulla Mauritania, di comportamenti, insomma, questi riguardo al prematrimoniali, ecco, in Mauritania. È interessante anche un rapporto che ho cercato nel documentarmi per fare questa trasmissione dell'UNFPA, che è un'agenzia dell'ONU per la salute sessuale e riproduttiva. Quindi, prendendo diciamo, questa ottica, quella della salute sessuale e riproduttiva, indaga a livello mondiale. Questo corpo si chiama Il corpo, il mio corpo mi appartiene. Un rapporto recente, pubblico, si può scaricare in varie lingue. E anche lì la mancanza di autodeterminazione è una costante, autodeterminazione, non accesso alle cure, non accesso alla possibilità di decidere, e di decidere appunto nei vari luoghi, ai vari livelli. Dobbiamo dire ovviamente che noi, sinceramente, qua sì, è vero, ci lamentiamo della mancanza di parità di genere. Ma in altri luoghi sappiamo che le donne vivono delle condizioni ben diverse e si sognano una situazione di fatto come quella che accade, per esempio, che c'è in Europa. Quando tu accennavi appunto alla paura, io mi è venuto in mente anche un'altra cosa che io penso da sempre, ma poi è difficile anche un po' esprimere in termini tecnici. Io penso che ci sia. In modo semplice, una superiorità proprio della donna, della femmina, dei mammiferi rispetto all'esemplare maschile. C'è una superiorità forse anche dal punto di vista fisiologico. Le donne dove hanno avuto accesso, e questa è una cosa recente in tempi storici, hanno avuto accesso al diritto alle cure, a curarsi come gli uomini. Immediatamente hanno raggiunto un'aspettativa di vita maggiore, vivono di più degli uomini. Questa è una cosa che ho scoperto da una citazione di un libro, Società e culture e differenze di genere, un libro di Lia Lombardi, l'editore è Franco Angeli, in cui appunto si cita un'analisi di uno storico che è Edward Shorter. Appunto, in cui che è uno storico canadese, professore di storia e storia della medicina, in cui appunto si vede come all'inizio del XIX secolo le donne morivano molto di più perché la differenza diciamo, di abitudini facevano delle cose più stressanti, più pesanti e non avevano accesso alle cure e morivano di più. Quasi faceva venire in mente che forse da lì è venuto fuori l'idea del sesso debole, questo mito, no? Questa cosa. In realtà, con la conquista pian piano del diritto a curarsi e conseguentemente
la diminuzione della pesantezza anche di quelli che sono i ruoli storicamente affidati alle donne, la cura della casa, lavare i panni al fiume, adesso faccio un esempio, di tutte queste cose, minano meno chiaramente la salute delle donne e hanno raggiunto sostanzialmente un'aspettativa di vita oggi stabilmente superiore a quella degli uomini. Sì. Allora, tutto vero quello che stai dicendo. Hai dato vari input. Partendo dall'ultimo, è vero che nel momento in cui la donna ha avuto una accessibilità alle cure, si è rilevato come dato oggettivo che la donna invecchia ovviamente meglio, ha un fisico più resistente e di conseguenza ha veramente una struttura più predisposta ad affrontare quelle che sono le difficoltà che la vita ovviamente ci impone, no? E questo è verissimo, è altrettanto vero anche il discorso fisiologico, psicofisiologico della sopportazione che ha la donna rispetto all'uomo. Si parla anche di sensibilità, prima hai detto il sesso debole, spesso associato a una sensibilità. Per quanto la donna venga normalmente, erroneamente stata etichettata come per esempio isterica e si faceva riferimento a determinati tratti proprio specifici, in realtà questo stava ad indicare la maggiore predisposizione all'essere sensibile, empatica, e nonostante questo erroneamente sia stato identificato come un discorso di fragilità, il famoso sesso debole, in realtà indica esattamente una maggiore resistenza. Immaginiamo anche il dolore da parto, no? Che una donna sopporta, che si è visto essere quello maggiore di una vita, per una vita, e la donna non solo lo riesce a sostenere, l'ha sostenuto al di là del oggi che esiste il parto senza dolore, la donna lo riesce a sopportare e ci sono tante donne oggi che magari decidono di affrontare il parto fisiologico anche senza un discorso di epidurale, perché sembrerà assurdo, ma la donna lo riesce tranquillamente a gestire se vuole. Quindi questa è già un'indicazione. Un'altra indicazione che avevi dato all'inizio rispetto anche al film documentario che tu hai Sì. citato, no? Appunto in altre culture c'è il discorso di far ingrassare la donna perché una donna grassa, una donna feconda viene identificata così, ma anche si dà un segnale ben specifico, una donna grassa che è pronta sì per poter procreare, no? Come se le rotondità rappresentassero sempre necessariamente un discorso di salute e di maternità, e non è detto, perché invece spesso un sovrappeso non predispone a un rimanere incinta, quindi a una possibile gravidanza. Inoltre c'è il discorso proprio del potere, cioè io sono tua, è più rassicurante. Quindi è come se quella donna con quelle fattezze diventasse praticamente neutra rispetto agli altri uomini. E spesso, veramente questa è una tecnica che veniva utilizzata come tortura, il far mangiare a forza le persone, no? Fino addirittura a provocare la loro morte. Sì. Immagino. Mangiare e bere, sì, è un sistema, un metodo di tortura. Era una tortura, ci sono stati diversi film che lo hanno anche un po' rappresentato sotto varie forme, sia storici che magari proprio di serial killer che hanno dimostrato una roba del genere, ma se noi immaginiamo quanto possa essere fastidioso uno stomaco pieno perché abbiamo mangiato troppo, figuriamoci fino a farlo scoppiare, perché poi è questo quello che si verifica. È chiaro che questo non accade nel film in cui tu stai citando, ma la manipolazione e la non capacità decisionale, cioè la persona non può decidere per se stessa. Sì, poi un'attenzione in particolare proprio al minare la materialità, cioè proprio il corpo. Bravo. È come se fosse proprio il centro della paura dell'altro sesso, del maschio, come se ci fosse una consapevolezza di un'inferiorità e che quindi attraverso un potere che da sempre hanno rispetto a su certe cose. Utilizzarlo per ridurre quella che forse viene vissuta come una minaccia, a Una minaccia, livello dell'inconscio, non so come dirlo. potrebbe essere inconsciamente vissuta come una minaccia. Allora, se immaginiamo, no, che
Adesso, seguendo un po' il tuo ragionamento, come si può strutturare anche una paura? Noi abbiamo un imprinting originariamente con i nostri genitori, la nostra mamma in primis, e immaginiamo un attimo quanto è stata importante la nostra mamma nel bene e nel male, Adesso andiamo a metterlo proprio come discorso generico, e la percezione che possiamo aver avuto di, una, del, di, una, di nostra madre da sin da piccoli, cioè il potere fatto persona, sotto tutti i punti di vista. E questo vale sia per la donna che per l'uomo. Qua mi spiego, apro la parentesi, spesso anche alcune gelosie delle donne, no? Rispetto ad altre donne che si vedono, che le vedono più determinate, più sicure di se stesse. E l'uomo, seguendo magari il tuo ragionamento, può aver avuto questa sorta di apprendimento nella propria vita, vedendo appunto la propria mamma come figura autorevole, una figura capace di, la figura che ha dato la vita, quella che prende delle decisioni, e magari vedere l'esplosione, intelligenza, capacità di fare, in più anche capacità di affascinare come un mix sicuramente esplosivo. E siccome la competizione è alta, le persone cercano, ahimè, sempre di emergere, di vedere quello che può essere un loro tornaconto, no? Il loro orticello, e si parla molto di supporto, di relazione, ma in realtà poi c'è una sorta di egocentrismo, di tendenza ad arrivare primi sostanzialmente, si fa terra bruciata e quindi non si guarda se è una donna o un uomo, ma se la donna oggigiorno ha maggiore libertà e può decidere e può fare ed è pure capace, va vista come una minaccia e va eliminata. Veramente come se la persona già sapesse che può essere qualcosa di già a monte minaccioso e forse può arrivare da quello che può essere il proprio imprinting. Nel positivo e in negativo, perché anche quando una madre magari non è magari stata in grado di fare alcune cose, però ha segnato, quindi c'è una sorta di apprendimento negativo e quindi da lì può nascere un timore, una reazione. La tendenza a manipolare, a gestire, a indurre quello che può essere una sorta di insicurezza nelle donne, ne è la dimostrazione oggigiorno forse di quello che stiamo un po' dicendo. Perché altrimenti non si spiega come mai ci siano degli accanimenti a volte, no? Sì. Poi la cosa, diciamo, che io ritengo più triste, ma probabilmente fatale, inevitabile, non so come dire, è che poi la reazione a tutto ciò si risolve in una battaglia dei sessi, che è una cosa, sì, probabilmente inevitabile, però è una cosa che vanifica perché poi diventa tutta una battaglia dei sessi, cioè è uno schieramento. Volto a ovviamente a rivendicare con delle valutazioni, sopravvalutazioni, con delle istanze di genere. Ecco, la questione delle istanze di genere, a me è una cosa che non appassiona, perché è poco, come si può dire, è limitativa rispetto a un discorso di, a parte di convivenza a livello globale. È assolutamente limitativa, come tutte un po', è un po' tra virgolette quasi corporativistica. Ecco, infatti io devo dire che in controtendenza sono un grande. Le donne spesso dicono che le donne non fanno sistema, non sono alleate tra loro. È uno dei motivi per cui loro sostengono, continuano a essere vittime. Beh, io dico che secondo me quello è un segno di intelligenza. Perché bisognerebbe essere aprioristicamente d'accordo, una donna dovrebbe essere aprioristicamente d'accordo con un'altra persona perché è di sesso femminile? Cioè, perché questo è No, una cosa razionale? fuori, È no, una sì. cosa che magari forse ingenualmente potrebbe essere considerata utile perché l'unione fa la forza, insomma, tutte queste cose, ma nell'ottica di un eterno conflitto per cui le donne parlano con le donne si interessano delle donne. Le donne al mercato parlano con le donne, io quando posso parlo con le donne anche delle cose al mercato letteralmente e mi interessano. Oppure gli uomini che parlano con le donne sono visti, che ne so, un po' con sospetto e tutta una serie poi dopo di segni annessi e connessi, il rosa che individua le donne come colore, o se qualche uomo ce l'ha è una cosa un po' sospetta, pure insomma.
C'è tutta una caduta di banalizzazioni poi alla fine, che un pochino vanifica un po' tutto il discorso che è quello di un rispetto degli individui. Bravissimo, bravissimo, la penso come te, perché poi a monte uno non dovrebbe decidere mi identifico con la donna perché sta rivestendo un ruolo se io non condivido neanche una sillaba di quello che magari pensa, no? Con tutto il rispetto. Sì, è diversi, siamo dello stesso genere, ma non per questo mi devo identificare. Qua c'è quella strumentalizzazione che è l'altro spesso luogo comune, che è il discorso di dire che gli uomini fanno squadra, gli uomini sono coesi e le donne invece no, ed è per questo che poi si fatica di più. Ma a volte è stato così, a volte non è così, ma secondo me la differenza la fa l'utilizzo della mente, quello che stavi dicendo tu, il saper discernere, il saper capire quello che poi effettivamente accade. E riuscire ad affermarlo in qualche modo. Ecco, questo a volte può essere ostacolato, perché poi effettivamente c'è la tendenza, come stavamo un po' anche dicendo qua e là, a emarginare alcune persone che risultano minacciose perché capaci, no? Sono quelle che magari arrivano pure poi a destinazione, ma faticando, faticando magari di più. Va bene lo stesso. Noi ci accontentiamo, ma è ironico chiaramente anche che ci mettano più tempo, l'importante è che arrivino. Bisogna un po' contrastare, ecco, quelle tendenze e i luoghi comuni che hai menzionato, perché secondo me quello poi appiattisce un po' tutto, no? E quindi fa sì che non ci sia nemmeno senso in questo discorso e niente. Sì, ma poi diventano anche delle cose fine a se stesse, perché tutte le rivendicazioni dei diritti, se ridotte a corporativismo, alimentano il settore degli ismi, cioè diventa Bravo. fine a se stesso perché così può continuare a esistere il femminismo, così possono continuare le associazioni di genere, e questo riguarda tutti quanti i casi di discriminazioni, anche per quanto riguarda l'omosessualità e così via. Cioè, si arriva a delle cose per me assurde, ci sono le letterature di genere, c'è l'arte di genere, tutte queste cose che sono mortificanti secondo me, che però appunto in un discorso orizzontale e non incentrato sul fronte di qua e di là, non, si evaporerebbero e quindi non avrebbero più materialmente anche, diventano anche dei centri, piccoli centri di potere da gestire. Di rappresentatività che sono qua, a volte sono diciamo autodichiarate, si diventa rappresentativi di un mare di persone, ma senza che nessuno poi abbia delegato a rappresentare, insomma. Sì, esattamente, per cui c'è una sorta di frammentazione, se si può dire, no? Vado proprio a frammentare quello che può essere una realtà, ma a quale scopo? Quindi, per carità, esistono delle differenze, ma focalizzarsi poi su quello che può essere una specificità non fa nient'altro che andare a rimarcare quello che in realtà, secondo me, non ha molto senso, no? Ma ha senso vedere lo spessore di una persona, quello che può essere la sua competenza e capacità, senza temerla, perché spesso è proprio il timore che muove questo tipo di atteggiamento di cui stiamo un po' parlando. Certo, volevo citare, diciamo, a mia parziale discolpa per cercare di in qualche modo evitare di fare la parte del deviato, questa mia idea della superiorità del genere femminile, è una cosa studiata, ho scoperto, insomma, che ci sono delle correnti intellettuali di pensiero su questo, e ne accenna Sergio Benvenuto in un articolo che ho trovato. Su doppiozero.com un articolo intitolato Il primato delle donne e il mito dei Mosuo. Allora, lui indaga appunto su questa cosa, ne racconta, ne parla. Ci sono ormai delle persone che affermano che le donne sono nettamente superiori. È una constatazione semplice vedere anche il fatto dove non è ammessa più la discriminazione, le donne prevalgono. Adesso dico per esempio ci sono più magistrati donne in Italia che uomini, se non erro, ormai è superata questa diciamo il numero numericamente questo equilibrio e quindi
c'è questo studio di questa cosa, e nell'ottica di questa idea, di questo studio, di questo approfondimento, da una ventina d'anni si studiano alcune persone, un popolo che sta in Cina, in Mosu, dove incredibilmente, appunto perché è una cosa rara, è assolutamente invertita la situazione, dove ci stanno le donne che sono i dominus della casa. Donna viene da domina, domina in latino per domina era della casa, la padrona della casa. In realtà in questo posto sono proprio le donne che decidono tutto, sono quella che era la famiglia patriarcale, dove siamo di qua, è matriarcale lì. E anche dal punto di vista sessuale c'è dei costumi che sono completamente diversi da quella che un pochino è quello che andiamo normalmente a verificare. C'è una libertà, una capacità di scelta, di autodeterminazione. Loro scelgono con chi fare l'amore, accoppiarsi, avere figli, quando e così via. E non è neanche, tra l'altro, l'uomo è così residuale, non è neanche richiesto, capita, ma non è richiesto il riconoscimento dei figli da parte degli uomini. Perché insomma gli uomini sono insomma quasi tra le varie eventuali, ecco, insomma. Cosa che a livello naturale io ritengo sia, perché dal punto di vista naturalmente i mammiferi, l'esemplare maschio, insomma, la sua funzione la espera in pochissimo tempo, c'è tutta quella cosa dei riti, eccetera, insomma alla fine fa tutta quanta l'esemplare femminile, la femmina del mammifero, insomma, con tutte le cure. Io, secondo me, è da lì che parte la superiorità anche appunto negli uomini. E vediamo un pochino gli sviluppi. Anche Sergio Benvenuto, non mi sono dimenticato di citare, appunto, di dire che è uno psicanalista, un filosofo, anche uno scrittore. Insomma, abbiamo dato un po' di indicazioni, intanto il tempo è volato. Qualche parola a te, Paola, in chiusura, ringraziandoti ancora della presenza qui su Libri TV. Guarda, possiamo dire in chiusura, tenendo un po' a mente, no, tutte questi spunti che abbiamo, su cui abbiamo un po' riflettuto oggi, che forse varrebbe la pena proprio ragionare su quello che significa la libertà, la limitazione e essere intelligenti nonché sensibili. Si dà per scontato tutto quello che ho appena detto, cioè si strumentalizzano nei minimi termini, se possibile, questi concetti, e spesso e volentieri poi si vanno di nuovo a ricreare una serie di disagi nonché di manipolazioni. Le limitazioni del resto nascono quando ci sono dei timori, l'intelligenza andrebbe usata a beneficio, e il beneficio di solito è apertura e non chiusura. Quando ci sono invece questi elementi, allora forse non funziona qualcosa e magari lì bisognerebbe intervenire, se vogliamo. Volevo farti una domanda in chiusura che mi è venuta adesso. Quanti, diciamo, della tua attività lavorativa, professionale, ti impegna ed è proprio scaturisce proprio da una distorta concezione nelle persone del rapporto uomo-donna, non sano, ecco, mettiamolo così. Succede spessissimo, Gianni, perché io lavoro ovviamente su tutte le persone e anche spesso sul discorso di coppia, e quello che tu stai dicendo e che un po' stavo ora ribadendo avviene molte volte, perché ci sono tantissimi disturbi che nascono, nonché le insicurezze, nonché un discorso di dipendenza che spesso poi genera ulteriori problematiche sia a livello individuale che chiaramente poi relazionale, nonché nei casi, se vogliamo, più gravi, e questo si riscontra magari in ospedale dove lavoro, un discorso anche legato a una violenza che è non solo psicologica ma spesso anche fisica, per cui quello che di cui stiamo parlando quando menzionavamo la tendenza a manipolare non è semplicemente quello che è un aspetto, ma diventa un qualcosa di psicologico, di più profondo, di fisico, genera una serie di disturbi. Perfetto, Paola, io ti ringrazio ancora, ti auguro ovviamente buon lavoro, ne avrai tanto,
Ci siamo dilungati oggi su, ci siamo, no, abbiamo deviato rispetto alla questione Covid annessi e connessi, ma è una questione sempre presente, questa del rapporto uomo-donna, che poi appunto influisce sulle nostre vite quotidianamente, causa di tanti problemi, perché certe volte scaturisce, cioè prende la via delle devianze vere e proprie, financo appunto delle violenze. E quindi a livello sociale è un vero e proprio problema, anche se magari non ci è vicino, per fortuna, però insomma il livello diffuso è presente ed è pesante. Grazie ancora Paola, andiamo a ritrovarci qui su Liberi TV. Grazie.